La Commissione europea sta per stanziare altri 50 milioni di euro in aiuti umanitari destinati alla popolazione siriana, una somma che porta a un totale di 200 milioni l'assistenza fornita dall'Unione. I 27 hanno lanciato un appello al regime di Damasco e alle forze ribelli affinché consentano il passaggio degli aiuti a intervalli regolari. Chiediamo che si faccia spazio agli interventi umanitari mentre prosegue il conflitto. È previsto dalla Convenzione di Ginevra ed è un obbligo che va rispettato da ogni paese. Il discorso vale anche per i ribelli siriani che aspirano un giorno a governare. Le Nazioni Unite stimano che dopo 17 mesi dall'inizio del conflitto 200.000 siriani si siano rifugiati in Giordania, Libano, Turchia e Iraq. Un esodo che va aumentando anche se il regime siriano ha tentato di sigillare le frontiere.